Salve, eccoci a un nuovo unboxing di Lane di Biella che ho appena ricevuto stamattina, questo pacco con i nuovi filati. Ho scelto un po' di cosine che mi piacevano per dei progetti che ho in mente, un pochino sulla primavera, visto che è quasi finito il freddo, quindi inizieremo a lavorare con filati un pochino meno caldi. Ho voluto provare anche dei filati un po' particolari, adesso vi faccio vedere che cosa ho ricevuto, poi più avanti in questo video trovate proprio la lavorazione dei pezzettini con i vari filati e il link alla mia pagina sia nella descrizione che alla fine del video, dove troverete poi anche il link ai filati, dove cliccare e trovare direttamente i filati. Allora, il primo di questi filati che ho ricevuto è questo, che è un filato misto lino e viscosa, e è in questi qua. Io ho scelto questi quattro colori perché vorrei farci poi un golfino a strisce. È un filato molto morbido, anche se contiene lino, ma è morbidissimo, non si sente assolutamente pungere, e poi con la viscosa appunto lo rende bello morbido e ha queste tonalità. Adesso vi farò vedere come viene lavorato ai ferri. Un altro filato che a me piaceva tantissimo proprio nel colore è questo. Guardate che colore bellissimo che ha. Questo è un gomitolo mistolana, questo è l'unico che ho preso mistolana perché ci voglio fare una bella giacchina, e perché mi piace proprio tantissimo questo effetto qua. Questa qui dovrebbe dare un effetto a righe. Adesso poi ve lo faccio vedere lavorato e vorrei farci appunto una giacchina adesso proprio per il cambio stagione, perché è un filato molto leggero proprio perché è lavorato così a catenella, quindi si può lavorare facilmente con i ferri un pochino più grandi, quindi scorrerà molto meglio. E poi mi piaceva proprio il colore perché è meraviglioso, queste sfumature, vedete, sul viola, fucsia, marrone, vedete, cambiano un po' sfumatura a seconda del gomitolo, veramente molto molto belli. Quindi questo è il secondo progetto. Poi ho preso delle rocche, una, questa è una fettuccia, e anche con questa adesso volevo farci un maglioncino estivo, magari con lo scollo a V. Adesso vedrò un po' come fare, un progetto semplice semplice. È un misto cotone, è 50% cotone, 30% acrilico e 20% poliamide, quindi è un pochino misto e è veramente bello, quindi ci volevo fare una bella giacchina. Adesso vi faccio vedere anche questo come viene lavorato perché è bellissimo. Poi un altro filato che ho scelto, che è questo adesso devo proprio farvelo vedere lavorato perché è veramente molto molto bello. Questo è da lavorare ai ferri assolutamente, poi non so come possa venire all'uncinetto, ma ai ferri è bellissimo perché avrà questo effetto di nodini e più una parte più liscia, quindi verrà proprio un effetto molto bello quando viene lavorato. Poi ho preso questo filato qua, che è una viscosa naturale di bambù, quindi è un filato di bambù 100% naturale, in questo color corda, perché voglio farci un copricostume all'uncinetto. Questo qui ho già in mente il progetto, quindi ve lo farò vedere adesso. A breve inizierò a lavorarlo perché lo voglio lavorare all'uncinetto, visto che faccio molte cose ferre, mi sembra giusto fare anche qualcosa a uncinetto. E poi gli ultimi due progetti che volevo fare sono questi. Allora, questo è il cotone 100% cotone cablé. Voglio fare uno scialle uncinetto. Allora, questo me l'hanno mandato sbagliato, adesso magari me lo faccio rimandare perché mi serve di questa stessa misura. Questo è più grande, questo è il flamenco e è la misura un pochino più grande, quindi lo farò quindi con delle strisce di traforato con questo colore e delle strisce poi che adesso deciderò un pochino che punto fare con questo. Sarà un Bactus che poi può diventare anche uno scialle, che vedrete che è carino. Quindi questo è tutto e due puro cotone, questo qui è il flamenco, vedete, questo qui è un pochino più grosso di questo, questo è un po' più sottile, quindi dovrebbero avere il più sottile anche di questo. Adesso mi informerò con loro oppure mi faccio mandare il nero di questo, vediamo un attimo cosa troviamo, quindi mi ci vuole la stessa misura. E ultimo, ho ordinato anche questo, che
è sempre, anche questo è un cotone, sempre il flamenco, e con questa qui volevo fare una cosina da bambini. Adesso deciderò un pochino cosa. Ho preso questo sfumato bianco e verdolino da abbinare al bianco. Adesso vediamo di fare un completino, un cappellino e delle scarpine, insomma un completino da neonato con questo qui, perché mi piaceva proprio, è morbidissimo, è veramente molto bello, 100% cotone. Poi il mercerizzato è molto bello perché vedete è leggermente lucido, insomma è molto carino. E questo sempre flamenco, anche questo adesso vediamo come abbinarlo. Volevo sempre vedere di fare qualcosa da neonato un pochino più colorato. Quindi questi sono i cotoni, i filati che ho ordinato. Adesso ve li faccio vedere lavorati. Allora, ecco qua i filati, li ho lavorati. Adesso ve li faccio vedere a uno quello che ho ottenuto. Allora, iniziamo da questo, che è quello che adesso ci farò, spero il prima possibile di riuscire a lavorarlo tra i primi, perché è un misto lana, quindi volevo farci una bella giacchina adesso subito. E mi piace tantissimo questo colore, anche se ci sono altri colori veramente meravigliosi nella gamma dei colori che poi penso che prenderò per il prossimo inverno, poi li prenderò a fine estate. Allora, questo qui, vedete che bello che è l'effetto che fa? È un filato e allora questo intanto è un misto lana, ha un 60% di lana e un 40% di acrilico e questo è il colore numero 7. E l'ho lavorato questo qui con i ferri del numero 5, vedete, mi sembra proprio il numero perfetto, anche se ovviamente poi un po' dipende dal vostro modo di lavorare, ma comunque un numero più, un numero meno si può lavorare comunque. E questo qui, vedete, fa questo effetto come delle strisce. Ovviamente questa striscia che vedete qui è su questa larghezza, quindi se volete fare una sciarpa, bellissima, guardate che meraviglia che vi verrebbe questa sciarpa fatta anche così. Quindi già è bella così. Io ci farò una giacchina e la farò top down, sempre ai ferri, ma la farò top down proprio perché altrimenti non mi tornerebbero le righe. Quindi non so come verrà l'effetto, probabilmente verranno semplicemente delle righine più sottili. Adesso vedremo come viene. Non verrà certo l'effetto di questa riga, magari verrà un po' sulle maniche, un pochino questo effetto qui e basta. Per il resto non verrà così. Quindi vedremo il bello, insomma, di questi filati sfumati è che a seconda della misura che andiamo a lavorare danno un effetto diverso, quindi insomma sarà comunque bello. Quindi questo è il primo filato che io lavorerò e lo lavorerò ai ferri numero 5 e ci farò una bella giacchina top down, è un misto lana appunto. Poi allora ho questo filato qua, vi volevo far vedere, che è un misto cotone, è un 50 cotone 30 acrilico e poi ha anche un po' di poliammide, un 20 di poliammide. E è un filato bellissimo, a me piaceva molto il colore e piace molto la lavorazione. Io tra l'altro l'ho lavorato con diverse misure di ferri, vedete questo che è il più stretto. Sono partita dal numero 5 e sono arrivata fino all'8 e guardate col 5 è proprio una lavorazione bella fitta, guardate che bella. Poi vedete va qui 5 e mezzo, 6, vedete tutte le varie fino anche all'8 e anche con l'8 guardate come si lavora bene, che bellissimo effetto che ha anche col numero 8. Quindi è un filato molto bello. L'unica cosa di questo filato è che ha questa righina di poliamide, credo che sia la poliamide che gli dà questo effetto lucido. E quindi non ci farò una giacchina come avevo pensato all'inizio, ma adesso vedrò di lavorarla all'uncinetto e farci una bella borsa. Ho già in mente un bel progetto e questa qui ci farò una bellissima borsa estiva, tutta ad un pezzo, senza fodera né niente, una borsa da mare semplice e veloce. Quindi spero di fare abbastanza in fretta a realizzare questo progetto qua. Quindi con questo filato, vedete l'effetto che qui sotto la luce si vede, vedete è lucido, ha questo effetto così un pochino lucido che se a uno piace è carino anche farci una giacchina, però io preferisco più farci una bella borsa con questa. Quindi questa è l'altra rocca lavorata, vedete questo è l'effetto che fa questo tipo di sfumatura, dà proprio un effetto così tutto melangiato, diciamo colorato così. Poi, allora, un altro che mi piace moltissimo sono questi gomitoli qua. Questo è
un filato molto buono, bello e anche insomma un buon filato perché è un misto di lino e viscosa. È un 40% lino e 60% viscosa e questi sono i colori 1, 2, 3 e 5. Ah, questa qui, poi tanto sulla mia pagina vi metto i dettagli. Questa qui era il colore numero 1, se vi interessa saperlo, però qui sotto il video e anche alla fine trovate il link alla mia pagina e vi metterò i link proprio di tutti i gomitoli, quindi se vi interessa basterà andare sulla mia pagina e potete andare direttamente ai gomitoli. Questo io l'ho lavorato ai ferri, guardate quanto è carino questo filato qua, mi piace moltissimo, mi piace il colore che ha questo effetto un pochino melangiato, così vedete non è omogeneo come lavorazione e mi piace molto. E io questo l'ho lavorato con i ferri del 4 e l'ultima riga, questa verde qui, l'ho fatta con il 4 e mezzo proprio perché si lavora bene con entrambi i ferri e probabilmente si lavora molto bene anche con un 3 e mezzo. Io ora qui ho usato ferri un pochino più grandi perché ci vorrei fare una giacchina estiva. Questa non la farò in top down, ma la farò o un maglioncino o una giacchina. Adesso deciderò un po' cosa farci, che lino e viscose è un tessuto veramente molto morbido e soprattutto è un tessuto che non fa sudare, quindi è molto pratico, è fresco. Vedete, guardate che bellino, che belli che sono questi colori. Quindi la farò con questi colori. Adesso vedrò un po' come abbinarli. Questi sulla mia pagina trovate i dettagli. Comunque sono i colori 1, 2, 3 e 5. Poi sulla mia pagina, ripeto, vi metterò proprio il dettaglio dei colori. Poi un altro filato che ho lavorato è questo qua. Allora, questo è un filato molto particolare. Io ho fatto delle prove sia a ferri che a uncinetto e ho tenuto da parte un po' di questo qui più grosso perché dunque va fatte delle prove anche questa a seconda della grandezza. Io a uncinetto non mi sembra particolarmente adatto proprio per via della differenza di pesantezza tra i due tipi di filato che contiene. Allora, intanto questo è un misto cotone, è cotone e viscosa, quindi è comunque un filato tutto naturale e molto fresco. E lo lavorerò ai ferri, vedete, guardate che bello, questo è l'effetto lavorato ai ferri così. Ora, nel piccolo io ho tenuto da parte, ho fatto solo una riga per vedere un po' l'effetto che faceva e l'ho lavorata, vedete, a rovescio per dare, qui è lavorata a dritto, qui è lavorata a rovescio per vedere un pochino l'effetto. Adesso vedrò come viene nel grande, pensavo di farci un copricostume estivo, semplicissimo, lavorato tutto a maglia rasata e veramente semplice, proprio a dritto, tipo tunichina da indossare via, senza effetti speciali, proprio perché volevo valorizzare la bellezza di questo filato che è molto particolare e tra l'altro appunto un filato naturale, quindi d'estate è perfetto perché è viscoso e cotone. Questo campione qui io l'ho fatto con i ferri del 5 e con l'uncinetto, vedete, del 4,5, solo che con l'uncinetto secondo me non si lavora bene, però non lo so, magari con il progetto giusto viene bello anche uncinetto, vedete, solo che avendo proprio questi due tipi diversi di pesantezza, il filato secondo me rende molto meglio ai ferri, però anche questo probabilmente con un progetto giusto viene bene anche uncinetto, quindi anche con questo penso di fare un bel copricostume. Poi un altro filato sempre, quindi per pareggiare il copricostume che farò ai ferri, ho preso questi gomitoli qua che è un bambù. È 100% fibra di bambù, quindi anche questo è un filato naturale, è morbidissimo, veramente molto bello, leggermente lucido l'effetto e ho fatto una prova con il 4,5 uncinetto, vedete, questo è quello che ho ottenuto con il 4,5 uncinetto con diversi tipi di punti con i quali mi piacerebbe fare anche con questo un bel copricostume semplice semplice. Credo che andrò più nel semplice, cioè eviterò questa parte qui e lo farò tutto molto semplice, probabilmente a maglie alte e catenelle, proprio una cosa, un traforato semplice e penso che lo farò così. Adesso deciderò un po', comunque farò uno schema veramente proprio adatto a tutti, molto semplice anche come modello, quindi senza troppi aumenti e diminuzioni, farò proprio un bel copricostume a uncinetto per l'estate, perché è una fibra, è veramente bello, è di una morbidezza incredibile questo filato.
Io lo lavorerei volentieri ai ferri perché adoro i ferri, però mi piaceva fare qualcosa di diverso, anche uncinetto, visto che molti mi chiedono anche l'uncinetto perché io lavoro più volentieri ai ferri, soprattutto su maglie, maglioncini, queste cose qui. Preferisco sempre un po' più la morbidezza che danno i ferri, però questo mi sembra un filato, è talmente morbido che secondo me viene molto bene, anche questo punto qui ad esempio è molto bello, lavorato anche a uncinetto, vedete, rende bene. Quindi adesso mi deciderò un po' che punto fare e ci farò probabilmente un copricostume. Poi, allora, un altro uncinetto che ho già iniziato e anche questo vi farò a breve il tutorial perché è veramente semplice. Ve lo farò con un altro colore perché un tutorial con il nero non vedreste niente, però vi farò vedere il risultato appunto che otteniamo con questo colore qui. Guardate che bello, questo è il cablé. È il filato cablé, io ho preso nel Safari come colore, questo qui è il Safari, questo misto qui è il nero e alterno i due delle righe, quindi si lavora con tutti e due i fili contemporaneamente, vedete, questo sto facendo un Bactus, una sciarpina, uno scialle, quello poi più andate avanti ovviamente più viene grande, quindi deciderete poi voi la misura, io vi darò la tecnica per farlo, guardate quanto è bello. Ho fatto delle righe praticamente a catenelle e maglie basse con quello colorato e delle righe a maglie alte e catenelle con il nero. E questo è un puro cotone, è leggermente rigido perché questo qui è un cotone ritorto, molto ritorto, quindi si lavora benissimo. Io l'ho lavorato con il 3,5 questo, si lavora molto bene, è un pochino rigido rispetto ad altri cotoni proprio perché è ben ritorto. Però è bello perché io penso che poi l'effetto che faccia una volta, anche se è un pochino più rigido, però farci un bel Bactus, insomma una sciarpina estiva, perché è puro cotone 100%, quindi è proprio una bella fibra da poterci fare una sciarpina estiva, venga, o uno scialle, un coprispalle, venga molto bello, anche questo effetto un pochino più rigido, che appunto dà un pochino più volume, anche se viene indossato ripiegato. Poi tanto vi farò il tutorial, vado avanti, così lo vedrete anche finito con un po' più di larghezza. Guardate che bello e che belli che sono i colori, soprattutto. Quindi questo è il cablé e l'ho lavorato con l'uncinetto del 3,5. Poi, ancora con l'uncinetto, volevo lavorare qualcosa da neonato con il flamenco. Anche questo è un pochino rigido. Io ho fatto una prova con il 4,5 come uncinetto, vedete? Io ho usato il colore bianco e questo sfumato verdino. Adesso devo decidere ancora bene cosa farci. Volevo farlo a uncinetto proprio perché ho fatto diverse cose ai ferri da neonati, mi piaceva fare anche qualcosa in più a uncinetto. Quindi ci penserò un po'. Probabilmente lo lavorerò ai ferri alla fine perché mi piace di più. Però ecco, io questo ho fatto una prova con l'uncinetto del 4,5, vedete, e comunque la ressa è questa. Solo che questo appunto è il flamenco come il cablé. È un filato molto ritorto, quindi se da una parte è molto facile da lavorare, soprattutto per chi ha poca esperienza, dall'altro lato essere così ritorto lo lascia anche un pochino più rigido rispetto ad altri filati e quindi con l'uncinetto poi che lo andiamo a ritorcere ancora, il lavoro rimane sempre un pochino più rigido, però adesso deciderò bene cosa farci, quindi questo è il flamenco. E ultimo, sempre con il flamenco ho preso queste due rocche sfumate e anche qui volevo farci un Bactus. Ora io le ho lavorate insieme, probabilmente ce ne farò due di Bactus. Questo è un modello semplicissimo, l'ho fatto solo per farvi vedere le sfumature. Questo nero, che tra l'altro è il Safari uguale all'altro, quello che io ho nel cablé, questo è l'effetto lavorato da solo. Vedete, guardate che carino che avviene queste righe. C'è un pochino più di nero e poi tutti questi colori sfumati, è molto bello veramente, anche questo è un bellissimo effetto che viene e anche questo andando dritto, semplicissima maglia rasata, è proprio bello già il colore. Questo pezzettino che ho fatto invece è fatto con questo che è il multicolor e anche questo è sempre un puro cotone al 100%, vedete con i ferri rimane più morbido ovviamente rispetto all'uncinetto. Questo appunto è l'effetto di questa sfumatura qua, molto bella veramente. Quindi farò probabilmente delle sciarpine, adesso deciderò un pochino cosa farci, però
Penso che ci farò dei Bactus, magari con qualche punto un pochino più traforato, ora deciderò un pochino come fare. Comunque questo è l'effetto che fa questo filato lavorato, ve lo volevo far vedere. Ok, quindi questi sono i nuovi ordini, i gomitoli che vi ho presentato prima, adesso ve l'ho fatti vedere tutti lavorati. Qui sulla descrizione, ve lo ripeto ancora una volta, qui sotto il video, nella descrizione del video trovate il link alla mia pagina e anche adesso, se aspettate proprio la fine del video, c'è un link da cliccare che vi porta direttamente alla mia pagina dove troverete le foto e i link per andare ai singoli gomitoli, quindi qualunque gomitolo vi piace potete andare lì. Potete usufruire dello sconto del 10% per gli acquisti sull'Ane di Biella mettendo il codice Lucia quando fate l'ordine e avrete un 10% sull'ordine, esclusi ovviamente gli articoli in promozione. Quindi su tutto il resto è valido sempre, potete utilizzare il mio codice per avere uno sconto. Quindi poi la pagina che adesso vedete linkata a questo video io la aggiornerò via via come faccio anche con gli altri unboxing che ho già fatto, via via che faccio i progetti ci metterò i link poi a tutti i progetti, quindi se la ritornate a guardare troverete poi via via gli aggiornamenti. Quindi spero vi siano piaciuti questi filati, sono molto belli, non vedo l'ora di lavorarli, vedete qualcuno ha già cominciato, quindi mi sono già messa al lavoro, quindi adesso spero di riuscire a fare a breve tutte le idee che ho in mente perché mi ci vorrebbero 10 braccia. Quindi appena saranno pronti vi pubblicherò tutto. Quindi buon lavoro per il momento e cliccate sul link qua alla fine del video.